sono ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università di Pisa e sono docente di biochimica e mi occupo di apicoltura e della biologia delle api. Beh, le api fanno parte integrante del futuro del nostro pianeta. C'erano qui 2 milioni di anni fa, ci sono durante la nostra permanenza e spero che ci saranno anche dopo che noi ci saremo estinti. E hanno questa forte coevoluzione con le piante e determinano in gran parte la ricchezza della biodiversità di questo pianeta. Che poi, nell'ambito di queste attività più generali, noi se ne possa trovare anche un piccolo beneficio, ad esempio con i meccanismi di impollinazione, con la raccolta di semi certificati, con la raccolta della frutta e così via, questo è un piccolo epifenomeno che però per la nostra specie è molto importante, cioè quella della produzione di quantità sufficienti di cibo per sfamare una popolazione che è in continua crescita. Le api sono il futuro di questo pianeta. Stranamente sappiamo tutto del coccodrillo e dello gnu e di quando lo gnu attraversa i fiumi della pianura del Serengeti e di come lo gnu si cibi e di come il coccodrillo si cibi dello gnu, mentre invece non sappiamo niente ad esempio dell'istrice, del biacco, dell'osmia o dell'andrena o del bombo che abbiamo in Italia. In altri paesi, come la Gran Bretagna, fin da bambini imparano benissimo anche attraverso i cartoni animati. L'ape Maya, nell'ape Maya c'è un'antofora, ma se voi andate a vedere le traduzioni o il linguaggio inglese di questo tipo di cartoni animati, sono ricche di informazioni, che sono informazioni corrette e vere. Fin dall'inizio il bambino è una macchina fatta per imparare e impara subito tutto e bene. E siamo noi che insegniamo dei linguaggi prima di un certo tipo per poi farli scordare completamente e insegnarli agli altri. Basta pensare al linguaggio dei bambini, bombo, pappa, ciccia, e non c'entrano niente. Insegna a un bambino cosa vuol dire avere sete e voler bere un bicchiere d'acqua. Non importa dire bombo a te, genitore. Il bombo è un insetto che appartiene al genere Bombus e ce ne sono molte specie.